con Fabio Soli finisce 3-0 per Modena. Però queste partite finiscono col dare un po' di convinzione in più. Sì, senza dubbio. La pallavolo che abbiamo giocato stasera, secondo me, deve essere un buon punto di partenza per noi, per continuare a spingere su un percorso che questi ragazzi stanno facendo da inizio anno e che stanno compiendo passo dopo passo con grande applicazione. E oggi secondo me ce la siamo giocata nuovamente alla pari con una grandissima, senza però, cioè con una grande complicanza, cioè senza l'effetto sorpresa che invece siamo riusciti a mettere in campo con Civitanova e con Perugia. E Modena è arrivata qui agguerritissima, con una settimana intera di preparazione della partita, molto umile, focalizzata ed energica, e noi siamo riusciti palla su palla a tenerle testa con qualche piccolo vuoto più grande rispetto a quello che hanno avuto loro, e questa è stata la differenza nei set, perché i numeri parlano molto molto chiaro. E sono orgoglioso della pallavolo che i miei hanno giocato oggi, sono molto orgoglioso di come siamo rimasti in partita anche nel terzo set dopo un inizio shock che avrebbe tagliato le gambe a parecchi. Quindi molto contento e molto 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 convinto del fatto che questi ragazzi siano sicuramente sulla strada giusta. Rimane forse un peccato, dopo aver visto il terzo set, pensare ai primi due di Plotinski, che era marcato a vista, ma ci sta anche in un ragazzo giovane. Ah, lo sapevamo perché loro hanno armi importanti da quella parte della rete, e sapevamo che avremmo dovuto essere disponibili nel soffrire un po' da quella parte della rete con il nostro attacco. E così è stato, ma siamo stati bravi ad avere la pazienza di stare nella partita e di farla anche negli altri fondamentali, perché non c'è solo l'attacco ma c'è tutto il resto, e tutto il resto oggi secondo me in buona parte ci è riuscito. Quindi contento della prestazione, non tanto contento del risultato, perché ci manca veramente un centimetro e quel centimetro vogliamo assolutamente andarcelo a guadagnare. E il risultato oggi non ci ha sorriso, ma secondo me c'è una base importante sulla quale continuare a lavorare. Non è sbagliato però sostenere che uno dei principali percorsi di crescita di questa squadra non è in queste partite contro le top, ma è in quelle tipo la prossima trasferta Castellana. Sì, intanto con in mezzo la challenge. Intanto c'è il rientro di challenge, che non è mai semplice. L'esperienza mia dell'anno scorso nel primo turno è chiara. Contro una squadra inferiore noi, poi in casa abbiamo fatto una fatica bestiale. Noi dobbiamo e vogliamo porre il nostro focus sulla nostra pallavolo, indipendentemente da chi c'è dall'altra parte, perché come giustamente dicevi tu, che ci sia Modena, che ci sia Castellana, se tu giochi bene a pallavolo molto probabilmente vinci. La nostra squadra, secondo me, che di talento ne ha, può vincere un numero di partite maggiore rispetto ad altre. Se tu giochi male a pallavolo, chiunque può batterti nel campionato di Superlega, e quindi dobbiamo porre molta molta attenzione su quello che è la nostra pallavolo e nient'altro. Soprattutto nei primi, anzi tutti e tre i set, sono mancati davvero i dettagli, è difficile anche parlarne sostanzialmente, ti faranno dormire magari ripensando qualcosa, non lo so. È molto chiaro e ci stiamo veramente lavorando tanto, e i ragazzi ne sono fortemente convinti che alcune situazioni siano determinanti. Ci stiamo lavorando, non è un percorso immediato, nessuno ha la bacchetta magica, e molto spesso ci si passa da... Nel provare cose nuove si passa da momenti dove comunque le cose vengono abbastanza bene grazie al talento, a momenti in cui le cose nuove ti portano un pochettino verso il basso. E la cosa importante per noi adesso è restare focalizzati sul compito, perché ci sta dando risultati confortanti, anche se a volte paghiamo un pochettino dazio nel provare a fare cose nuove. Ci siamo, ci manca veramente un centimetro, e quel centimetro vogliamo andarcelo a conquistare. Perfetto, grazie, complimenti.